Salve a tutti stramboli e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Sequestione e oggi siamo finalmente con il primo episodio, fra virgolette, o comunque un episodio zero di Dolce Flirt New Generation. Il gioco per me è uscito ieri, per voi che state vedendo questo video l'altro ieri, o comunque è uscito il 17 aprile. Un'attesa che tutti non vedevamo l'ora. Finalmente è uscito. Vi invito a recuperarvi tutte, comunque, video aggiornamento perché magari danno delle informazioni in più rispetto a quello che vedremo per ora durante il corso di questo video, anche perché vi annuncio che il video, questo di qua almeno, voglio fare prima una sorta di episodio zero perché io non ho nemmeno idea di come funzioni il sistema di punti, quindi non so se sarò subito in grado di giocare il primo episodio. Per prima cosa ci tenevo appunto a fare questo episodio zero dove diamo un'occhiata al sito, ci personalizziamo la dolcetta, come potete vedere siamo nella schermata di personalizzazione. Io l'unica cosa che ho fatto è stato inserire i miei dati di iscrizione, per cui non ho fatto proprio nulla. Questa qui è la prima cosa che vi spunta una volta che entrate e fate l'accesso. Prima di iniziare però vi ricordo di seguirmi su Instagram e che se volete supportare me il canale potete farlo dando un'occhiata al link Ko-fi, Fiverr e Vinted in descrizione. Detto questo, io sono davvero troppo felice, è uscito ieri, c'è stato il caos, il boom, io non vedo l'ora. Controllate in descrizione perché nel caso io sia riuscita a registrare un episodio, vi dico che cercherò di pubblicarlo il prima possibile, anche se non passa proprio una settimana, vorrei proprio pubblicarlo il prima possibile. Intanto traduciamo il sito in italiano. Molti mi chiedono quando gioco ai giochi della B-Move in inglese come traduco in italiano. Da Chrome e da Chrome impare in alto appunto il simbolo della traduzione, faccio inglese tra italiano. Tutto in automatico diventa in italiano perché sennò è un po' too much, mi viene poi difficile a tradurre in italiano parlando, cioè magari leggendo la cosa in inglese capita comunque molto spesso di chi conosce le lingue, leggendo la cosa la capisci, la recepisci, però fare il pensiero di pensare come si traduce in italiano in qualcosa che non suoni banana è un po' complicato, cioè comunque non viene così tanto istintivo e così tanto veloce da renderlo bello per un gameplay. Quindi Taki, abbiamo la strappa. Allora, Taki, personalizza il tuo avatar, scegli il suo nome e il suo aspetto. Queste scelte sono importanti perché vengono utilizzate nella storia e nelle illustrazioni. Ah, allora, puoi scegliere il colore della sua pelle, il colore dei suoi occhi e il colore dei suoi capelli. Una volta che sei soddisfatto, usa il pulsante salva per passare a quello successivo. Adoro, adoro. Allora, qua ci sono già due versioni con la vitiligine. Ora, io mi metto un incarnato così roseo, normale, simile al mio. Nome Sequi va assolutamente bene. Colore degli occhi, che carino, ci sono gli occhi rosa, però o la faccio simile al mio BP? No, dai, faccio rosa, mi piacciono troppo, non fa niente. Ok, no, non ho controllato, non ho cambiato il colore dei capelli, mannaggia, aspetta. Il tuo nome e il suo aspetto sono stati salvati, puoi modificarli in qualsiasi momento tramite il tuo profilo. Le modifiche saranno visibili nei futuri dialoghi e nelle illustrazioni che sbloccherai. Perfetto. Allora, vestito, sono indecisa fra questo e questo di qua. Allora, questo è essenzialmente un outfit di partenza, però alla fine ovviamente possiamo cambiarci, però penso che forse questi siano i vestiti che voglio di più. No, fanculo, scelgo questo, come ho detto. La tua scelta di outfit è stata salvata, puoi cambiarti d'abito ogni momento tramite il tuo armadio sul tuo profilo. Che bello, è così figo il fatto di come sia tutto fluido. Bello, ma il tuo aspetto non è l'unica cosa che conta, è il tempo di definire la tua personalità. La tua personalità dominante influenza l'aspetto generale del sito e rende più vantaggioso per te il costo di alcune scelte di risposta nella storia. È importante, la tua personalità continuerà ad evolversi in base alle tue scelte nel gioco. Puoi anche ridefinirlo tramite il tuo profilo. Allora, sei più ribelle, dolce, energica. Fammi vedere. Allora, noi possiamo muoverci in linea di massima con tante cose. In linea di massima, forse farei così. Forse? Così? Wow, che carino. Ci sta. Confermare. Hai finito di creare il tuo personaggio, ora puoi iniziare il gioco. Ah, ok. Ok, grazie per esserti preregistrato su My Candy Love New Gen. I tuoi regali preregistrazione sono qui e ti aspettano. Perfetto, abbiamo tutte queste cose, quindi grande. Si può inserire un codice per avere anche altre cose, ora vi faccio vedere. Fanfiction a scopo di intrattenimento, la storia può essere credibile, senza contare di essere assolutamente realistica. Le parole e le azioni non cercano di fare un comportamento ideale. Ah, ok, è una sorta di disclaimer, ecco. Pronti per una nuova avventura?
Allora, lascia che ti guidi attraverso i tuoi primi passi, dopodiché sapere tutto quello che c'è da sapere sugli episodi. Per avanzare negli episodi hai bisogno di AP, quindi Action Point, punti azione, gemme e cuori. La tua valuta di gioco è disponibile qui. Ogni dialogo di base costa 2 AP, quindi 2 punti azioni. Ok, mi sono svegliata di soprassalto. Ok, è un po' buggato il sito, lo vediamo. Allora, intanto andiamo nel profilo e cambiamoci un attimino i capelli. Benvenuta nel tuo profilo, troverai la panoramica di informazioni. Segue, perché me l'ha scritto così? Oh mio Dio. Allora, episodio corrente, episodio completato. Troverai il ritratto della crush con cui abbiamo più affinità. Il numero di illustrazioni speciali che ho sbloccato durante il gioco. Non ho scritto nulla, la tua presentazione, ok, numeri e elementi di personalizzazione, categoria su come modificarle, che figo. Allora, personalizza il tuo avatar, ho bisogno di cambiarle il colore dei capelli perché rosso sì, ma vorrei anche cambiare la lunghezza, non so se si può fare. Capelli? No, che palle, non ci sono i capelli lunghi. Mannaggia, che colori li faccio? O li faccio viola come la mia dolcetta nell'altro sito, o marroni semplici? Mannaggia, non ci sono. Rossi li lascio, non lo so, rossi o viola? No, vabbè, a sto punto li lascio rossi e vaffanculo. Peccato, mi è dispiaciuto un sacco. Va tutto bene, sono nella mia stanza, ok. Ok, l'ho capito che sei nella stanza. Ma io sto continuando a perdere punti? Fatemi capire. No, è solo molto buggato. Allora, vediamo qui. Qui ci sono i messaggi. Sono Cinomico, la creatrice originale dei giochi Dolce Flirt. Con grande gioia che ti do il benvenuto nel nostro nuovissimo mondo di romanticismo e avventura, My Candy Love New Gen. Con il team di B-Move abbiamo lavorato instancabilmente e con passione per più di 2 anni su questo nuovo progetto. Ogni scena, ogni dialogo, ogni momento è stato realizzato con cura per te grazie alla nostra esperienza e al tuo feedback negli ultimi anni. Speriamo! Quindi spero sinceramente che questa nuova avventura per le strade di Amoris vi porti tanta gioia e piacere quanto i nostri giochi precedenti, e spero che Roy, Devon, Amanda, Thomas e Jason riescano a conquistare il vostro cuore altrettanto e trasportarti fuori dalla vita di tutti i giorni. Se vuoi estendere la tua avventura oltre il gioco, essere alla ricerca di informazioni e immagini esclusive o semplicemente scoprire di più sul mio universo personale, non esitare a seguirmi su Instagram. È sempre un piacere leggere i tuoi feedback e scambiare con te con rispetto e gentilezza. Con tutto il mio amore e gratitudine, Cinomico! Qua ci sono i contatti, ovviamente se volete mandarmi la richiesta non esitate, ecco, io vi rispondo sia su Instagram sia su Facebook sia nei commenti ovunque, però se vogliamo parlare tramite Dolce Flirt, cioè ok. Allora, vediamo qui, il calendario cosa sono? Le attività, che bello, è così bello. Allora, questo cos'è? Il calendario. Raccogli i premi ogni giorno con il calendario. Ok, abbiamo raccolto i premi di oggi, I guess. Ah, ok, perché praticamente c'è un abbonamento che si può fare per questo qua, me ne parlavano alcune giocatrici. Sapete, sono nel gruppo, in un gruppo con comunque altre giocatrici di Dolce Flirt del Daria. Mi dicevano che c'è un abbonamento che costa appunto dei soldi ogni mese, mi pare tipo 10 euro ogni mese, che ti fanno avere dei vantaggi, però io non ho assolutamente intenzione di farlo. Io lo ripeto, non ho mai shoppato nulla di tasca mia nei giochi della B-Move. L'unica volta che ho comprato qualcosa è stato delle monete su Eldaria per giocare gli episodi, quelli, gli spin-off, che proprio altrimenti non c'era altro modo di giocare. Anche qui non ho intenzione di shoppare nulla, e se dovessi mai shoppare qualcosa lo farei sicuramente solo con i soldi dei sondaggi di Google, che quelli è come, cioè, non ho per cos'altro spenderli se non per giochi nel Play Store, cioè. E ok, quindi penso che una parte, questa evidenziata più carina e giallo, siano le ricompense che si hanno se si ci iscrive con l'abbonamento VIP. Infatti qua penso che siamo alla banca, esatto. Intanto gratuito, prendiamo qualsiasi cosa che sia gratuito, mi piace un sacco. Le gemme servono per sbloccare le contenuti esclusivi, ma possiamo anche convertirle in puntazione per andare avanti nella storia. Fighissimo! Ecco, mentre qui c'è il pass, abbonati per al mese. Che però appunto penso costi 10, esatto, costa 10 euro al mese, anche no. Qua abbiamo la libreria, la biblioteca, non abbiamo, penso, niente per ora, ecco, non abbiamo nulla, ok. Taki, finisci l'episodio 2 per accedere alle missioni giornaliere, ok, ai minigiochi, qui episodi.
qui abbiamo i messaggi, l'aspetto, ok, sto facendo un recap, diciamo, e qui abbiamo i come cazzo si chiama? I cosi, i La schermata iniziale. Ora io un attimo un'occhiata a quella cosa del codice promozionale che dava alcune cose gratuite. Ok, praticamente ho trovato. Bisogna andare qua nelle impostazioni e scrivere Enter a gift code. Celebrating with Taki dovrebbe essere uno. Mi sa che vanno messi i trattini. Ok, abbiamo ricevuto. Ora ce ne dovrebbe essere un altro che si aveva con giocando all'episodio crossover in New Gener cioè nell'altro Dolce Flirt. Che... Ok, anche qui sto inserendo quest'altro codice che io ve lo faccio vedere, tanto non credo valga. Ah, che bellino, ho avuto altre cose, che bello, che bello. Ok, dovrei aver finito con i codici, infatti ho altre cosine. Un attimino di... continuare l'episodio, allora. Questo è l'episodio 1, credo di sì. Infatti, dopo la pioggia arriva il sole. Quindi direi che l'ultima e unica cosa che rimane da fare sia effettivamente giocare l'episodio. Ora, io direi che questo come episodio 0 possa andare bene. Ora vedo se riesco a registrare il primo episodio, se riesco a registrarlo tutto, soprattutto, spero di sì. Comunque, vi ricordo che nel canale trovate tutto Dolce Flirt, Alternative Life Armin, tutto il Daria di Origins e Nuevra, Groot Nevra. E tutte le route di Moonlight Lovers complete in italiano. E quindi sì, rimanete aggiornati perché spero prestissimo di poter portare il primo episodio. Comunque, niente, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete. Ciao a tutti!